Ma il fuori onda ti... Sì, Andrea, ti volevo domandare appunto, visto che si narra che appunto il Saracino è venuto fuori per errore, diciamo così, un giornalista della Nazione cercando una ricetta ha trovato il Saracino, ha riscoperto il Saracino. Quindi io ti volevo domandare, visto che è una domanda pertinente proprio alla giostra, ecco, secondo te che ricetta cercava? Io a quanto so cercavano il gatto, però non lo so, dimmelo te, che ricetta No, cercavano? non lo so, così era La un'ispirazione. mortadella cercavano. La mortadella potrebbe essere, forse due fette di pane con la mortadella, non c'è tante ricette, però insomma va bene. No, vogliamo fare una carrellata, non lo so, secondo te così di pensiero su. Vabbè, io posso dire qual è la cosa che vi piace più di tutti, Giorgio, te? Il Io, microfono, no, Giorgio. allora. Il Giorgio, io lo so, Giorgio, la cosa che gli piace più di tutti sono i polli che vinco io per scommessa che cuoce la Roberta a casa sua, Che perde Peter. che perde Peter, il nostro amico Peter. Salutiamo Peter che ci sta guardando. Diciamo quello che vi piace, ragazzi, io lo sapete tutti cosa vi No, a me piace. piace la carne, tipo la tagliata, queste cose qui, arrosti. No, facciamo così perché noi possiamo anche iniziare anche un po' a Appunto mangiare, era per assaggiare tutte collegarci, le no, a tutto il delizie che ci discorso hanno del cibo. preparato. No, io sono vegano. Il Verna è vegano, però insomma io... No, non è vero, non è vero, si vede bene che non è così, io sono per la pasta asciutta tutta la vita. Diciamo che io e Andrea spesso qualche serata, diciamo anche un po' tardi, qualche spaghettata si è fatta, insomma. Il problema è quanto se ne metti io. Sì, no, non lo diciamo, dai. Comunque, vabbè. Con la salsiccia lui parecchio, gli piace la Lui con pasta. la salsiccia, no, ma... E la panna. Io vivrei di pizza, però mi piace un po' tutto, dai. Se quello che non mi piace è poco, la polenta, che proprio non la posso vedere, e basta, insomma. Io lo sapete quello che non mi piace, se mi invitate a cena a me non mi fate il Fate brodo di silenzio. gallina perché io lo odio. Francesco? Scusa un secondo, scusa, interrompo Francesco, chiedo venia. Dicevo, ma sicuramente tra quello che non ti piace, cioè, con te non si può utilizzare il termine tipo prendo la linea, voi la linea, no? No, la me la Bisogna linea no. Diciamo, occuparti d'altro. Tanto se qualcuno mi vuole invitare a cena, gli dico subito quello che non mi piace e il resto va tutto bene. Passo la parola a Francesco. Penso che chi ti invita a cena debba mettere da parte un po' di soldi. Soprannome di Sicuramente. Andrea, soprannome di Andrea lo conosciamo tutti, no? Dai tempi dei tempi, ha cosiddetto stommacone, perché E allora ero effettivamente, secco, insomma, io secco non ti ho mai conosciuto, ma diciamo che eri secco, No, no? no, C'è delle foto, ci sono ci sono delle foto che... Allora, io non è Photoshoppato. che Era voglio anche riccio, fare... C'avevo i capelli, ero secco, quando ho fatto il militare sono tornato, ero 78 kg, cioè, peccato. ve lo posso testimoniare, ho fatto il fucigliere assaltatore, ragazzi. Te, Io Federico... comunque sono un arettino tipico, carne, ciccia, rocchio, come si dice, no? Io il piatto preferito è la porchetta, ringrazio Andrea Vernaccini perché mi ha fatto mangiare tanta, sempre arettino. Comunque anche io sono di bocca tonda, anche se non sembra, insomma, però magno, cioè nel Mangi. senso sì. Io devo essere sincero, qui mi trovo molto, ma molto a mio agio. Io so proprio per questo tipo di cucina, ecco. Quindi venite qui a mangiare perché la roba qui sembra buona, eh. Ora lo dirà anche Luca, presenterà qualcosa, insomma, ma qui alla striscia, insomma, siamo ospiti di questo splendido posto, una sala bellissima. Se venite qui a mangiare, mangerete bene perché poi, fra l'altro, è un posto veramente quasi magico, ecco. Non so quello che ne pensate voi, ma insomma. Importante tu paghi te dopo. Qualcuno, diciamo che oggi siamo ospiti, dai, diciamo così. Comunque, sicuramente tutte cose buone. Allora, i quartieri li abbiamo finiti. Diciamo che io però volevo chiedere una cosa a Giorgio, perché in questi giorni, anzi ieri abbiamo fatto l'accenno durante la trasmissione della bollatura dei cavalli, dell'assegnazione, quando vengono assegnati non si possono cambiare, se c'è dietro il veterinario. Però c'è un aneddoto di tanti anni fa,
quando ci fu un famoso scambio di cavalli fra il Franco Ricci e il Silvano Gamberi. Questa è una storia che forse tanti sanno, però i più giovani non la sanno sicuro. In poche parole, Franco Ricci chiese un cavallo a Silvano Gamberi e siccome i cavalli erano dello stesso matto, però c'era un piccolo particolare, uno era un maschio e uno era una femmina. Comunque continuate, Giorgio. E poi ci fu la riconsegna in Fontanella, proprio di notte. Comunque dai Giorgio, raccontaci. Era il 1976, quell'anno si corse una giostra dopo tanti anni in notturna. E fu un evento. Porta Crucifera aveva ingaggiato da Sant'Andrea nel 73 Mario Capacci, che in quell'occasione nel 73 Porta Crucifera vinse col famoso calcio della lancia che era caduto all'interno della demarcazione, ma Mario Capacci non colpì il burato, fra l'altro fece una carriera liscia, la piazza rimase muta e Porta Crucifera disse questo lo portiamo in Porta Crucifera. Non andò molto bene i primi anni. Porta Crucifera aveva ingaggiato nel 71 Vittorio Zama, che aveva vinto insieme a Franco Ricci nel 70, e l'aveva chiesto di portare a Arezzo dei giovani cavalieri. In questo lotto c'era Tabanelli, che fece subito coppia con Zama, Vincenzo Verità, che poi Porta Crucifera non seppe valorizzare e a Sant'Andrea fece la storia di Sant'Andrea, anche uno degli artefici di quello che è diventato poi Gianni Martino, e un altro giovane che all'epoca frequentava le scuderie di Franco Ricci, che era Silvano Gamberi. Nel 76 venne deciso di correre due giostre, il consiglio direttivo decise di far correre la prima giostra a Mario Capacci, la seconda giostra a Silvano Gamberi. Mario Capacci colpì il 5 in quella giostra in notturna, il quartiere vinse e quando gli fu chiesto cosa avrebbe voluto di regalo, lui andò a esprimere il desiderio di poter correre anche la giostra di giugno, che era stata destinata invece a Silvano Gamberi. Silvano Gamberi aveva il suo cavallo insieme agli altri cavalli del quartiere nei locali che oggi ospitano il circolo del quartiere di Porta Crucifera. Lì c'erano le stalle, venivano presi i cavalli, portati in piazza e poi riportati dentro. Gli staglieri del quartiere erano Guido Rossi, detto Guidone, un personaggio che tutti conosciamo, e Angiolino Cirenei. Erano due fratelli siamesi, curavano la stalla, facevano anche qualche merenda, era un mondo un pochino diverso da quello di ora. In quella settimana Silvano sapeva di non tirare, Franco Ricci aveva un cavallo che gli dava notevoli difficoltà, questi due cavalli erano simili. Uscendo dalla piazza, Franco Ricci convinse Silvano Gamberi a scambiarsi i cavalli. Uno era un maschio, uno era una femmina. E la femmina, che era la cavalla che aveva utilizzato Silvano Gamberi, rientra nella stalla di Porta Crucifera con qualcosa in più che viene notato da Guido Rossi, che subito informa il consiglio e questa situazione viene fuori, succede molta confusione. Fra l'altro quella cavalla era la Barbagia, la cavalla con cui correrà la giostra nel 1985 e anche nell'86 con il cappotto Marco Filippetti. Senti Giorgio, sì. Scusa una cosa, qui se non mangi alla fine a parlare di tutti questi cavalli prendi il somaro perché sta finendo ogni cosa. No, ma io sono a dieta, non c'è problemi. Chiaramente questa cosa non poteva essere lasciata così inosservata, ci furono due conseguenze. La prima è che Porta Crucifera rescisse il contratto con Silvano Gamberi e questa fu la sua fortuna perché approdò a Porta Santo Spirito dove con Giusti vinsero alcune giostre. E la seconda che questo cavallo andava riconsegnato. Parlando di confini che devono essere sistemati da quando c'è la giostra. Funzionò tipo un riscatto proprio. Sì. Lo scambio avvenne alla fontana dove, diciamo a metà di via Fontanella dove c'è la torre, che all'epoca era considerato il confine con Sant'Andrea. E questi due cavalli vennero portati dalle dirigenze e poi scambiati. Che volevi aggiungere? No, volevo aggiungere che
Volevo aggiungere che erano altri tempi, una cosa del genere oggi non potrebbe mai succedere, però delle volte anche bisogna anche sapere da dove viene la manifestazione. E te, Giorgio, in questi giorni hai proprio accennato a questa, è una domanda che volevo fare anche a Francesco e a Federico. Cioè, Giorgio accennò a questa diversità che c'è attualmente nelle generazioni nuove rispetto alle nostre, che comunque abbiamo anche visto una giostra diversa, dove non tutti ci credevano su questa manifestazione. E quindi questi aneddoti che poi ci riportano al passato, insomma, vanno ricordati. Fatti più recenti, ovviamente, perché non ho l'età di Giorgio e non ho neanche la memoria sua, e lo invidio tantissimo perché si ricorda veramente tutto lui. Ma se lo ricorda anche perché parecchio c'era nel mezzo queste situazioni. Sì, infatti io mi ricordo quelle dove ero, diciamo, in mezzo. Le sminestrava, il grande sminestratore delle cose. Nel 76 io sono nato, quindi la memoria di quegli anni non la posso avere. Però io ricordo quando Sant'Andrea ancora eravamo al circolino, che si facevano le gare a schiacciare le scene propiziatorie al circolino, venivano chiuse secondo il numero di piatti che avevamo a disposizione, il piatto di coccio, c'era 150 piatti, finiva la prenotazione. Ma anche le prime in piazza San Giusto, ma ricordo anche le nottate che ho fatto chiuso dentro la sede a aspettare quelli di Porta San Laurentino, di Porta del Foro, che venivano a buttarci bachi e si aspettavano con le gambe dei tavolini in mano, come se si dovesse fare chissà che. Poi dopo non è mai successo niente. Queste notti io me le ricordo insieme ad Andrea. Io ero un ragazzino, avrò avuto 14, 15, 16 anni. E io 20, Tra me e te non ci corre proprio 3-4 anni, ma insomma, se lo vogliamo far credere va bene uguale. Te lo ricordi quando venne fatto lo scherzo a Porta del Foro con le penne? Certo che me lo ricordo. Quello sicuramente è stato uno dei quello scherzi. Quello se lo ricorda Federico. Le penne, sicuramente. Le penne, le tazze. Le penne sono state fatte due volte. Posso dire una cosa? Sì. Mi autodenuncio, perché poi la seconda volta delle penne è più recente, nel senso che forse c'era anche Andrea quella notte. E mi ricordo che io, questa ormai mi autodenuncio, tanto è, c'era da fare il manifestino per prendere in giro, quindi se lo dasco, te che scrivi, fai il manifestino, insomma, in cui si prendeva in giro. E quindi c'erano le penne, noi si portò le uova boglie per dire: voi ci avete mandato le penne, ma siamo venuti a covare lì a Sant'Andrea. E ancora mi ricordo che nel cuore della notte, perché non c'erano le tecnologie che ci sono oggi, ma insomma anche se ci fossero state era veramente la notte, andrei in un'azienda di pompe funebri di un quartierista di Porta del Foro che tutti conoscono. È lo stesso che portò con il furgone le uova. Esatto. Non c'è il microfono. E in mezzo alle bare di legno. Scusa Stefano, alle dicevi? Lapidi. Che è lo stesso che col furgone portò le uova. Portò le uova. C'ero. E mi misi lì a scrivere al computer in mezzo a ste bare nel cuore della notte, insomma, questa cosa goliardica, ma che era anche un po' macabra. Mi veniva in mente quello che diceva la Valentina, che non era conoscitrice di giostre, ha ragione su una cosa: siete come panni tesi in questa settimana. Ecco, una volta, secondo me, forse si parla da un po' da vecchi, c'era meno tensione, c'era anche più voglia di prendersi in giro, di giocare sulla giostra. Oggi vedo una minore capacità di divertirsi, e devo dire da quartierista di Porta del Foro che gli scherzi che ha fatto Sant'Andrea negli anni a Porta del Foro sono stati assolutamente geniali. Le penne, i water, sì, un'organizzazione militare, la carta igienica, tra l'altro intorno alla porta furono belli anche conigli, però. Sì. Anche conigli, sì, furono, sì, belli. Ma anche la risposta di San Laurentino spesso, insomma, un pochino, diciamo, più... che era un periodo dove ci si divertiva comunque senza farsi troppo male. Allora visto che aspetta, siamo, scusa, aspetta, visto che io sono un po', ho un'ignoranza sotto questo aspetto qua, quindi adesso non succede più niente ad oggi di queste cose? Adesso di goliardico no, perché i quartieri sono popolati da molte più persone, c'è meno organizzazione sotto questi aspetti, ci si diverte con altre cose. La settimana del quartierista è cambiata molto negli anni, no? Una volta si stava intorno a un tavolo fino a tarda notte a ragionare di quello che era successo durante il giorno della giostra, di quello che sarebbe successo il sabato o la domenica. Oggi si fanno le feste nei quartieri, infatti ho invitato in più di un'occasione i rettori a fare almeno una serata, non vuol dire culturale, però dove si raccontano queste cose qui, gli aneddoti, che poi possono essere anche da spunto e da stimolo per i giovani per fare qualcosa di simile, perché poi le goliardate sono veramente le cose più simpatiche che si ricordano negli anni. Ora
le ultime risalgono agli anni 90 oggettivamente. No, no, sbaglio, quella delle penne zero, la farina Santo Spirito, e poi la seconda delle penne non è abbastanza recente, sarà una decina d'anni. 2000, cioè, ma no, il sacchetto di segatura, no, io penso a 2001, comunque io vi devo raccontare allora questa. Allora, mi sembra che nello scherzo dei famosi bagni colorati messi a Porta del Foro, io e il mio amico Andrea Milesi, detto il Gugo, ci aveva il compito di attaccare i manifesti che diceva Federico. E io utilizzavo l'ape del mio babbo, insomma, stile manifesti, diciamo, clandestini, no? Allora arrivò la polizia, noi si era percorso con l'ape, col secchio, la colla, e ci disse: ma che fate voi? Dice, noi dice, il Gugo gli fa, dice, noi, ma se fanno scherzo di giostra, dice, ah, mi raccomando, non fate danni, il poliziotto. Noi, sì, 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 sì. E il Gugo andò al finestrino e gli disse: oh, però zitti, Quindi, cose non si fanno più ora per il semplice motivo che la città vive anche un po' tutta la notte, invece lì eravamo veramente in dei momenti che a un certo punto la notte si spengeva e lì era il momento. Vabbè, comunque potrebbe essere che dopo questi racconti, appunto dopo questa tavolata dei l'importante... lanzi, chi lo sa, magari qualcuno prende spunto e ritorna a fare qualcosa di goliardico, ovviamente nei limiti del rispetto di tutti, perché insomma bisogna l'importante anche... prima di andare in pubblicità è trasmettere ai nostri ragazzi che gli scherzi si possono fare, ma non bisogna fare danni né ai quartieri né all'arredo urbano né niente. Certo. Quindi lo scherzo è contemplato, però deve essere uno scherzo simpatico e senza fare i danni, perché sennò si lancia un messaggio che è sbagliato. Certo. Ora andiamo a pubblicità.